Il risveglio dell'anima. Preghiera agli angeli degli elementi. La terra, l'acqua, l'aria e il fuoco, i quattro elementi sono governati da angeli, servitori di Dio. Perciò possiamo chiedere a Lui di inviarci quegli angeli affinché ci aiutino nel nostro lavoro di crescita, evoluzione e servizio. Prima della preghiera vediamo quanto sia importante, quando si vuole stabilire un contatto con il mondo spirituale, assumere una certa posizione o una certa attitudine. Prendiamo un esempio semplicissimo e ben noto. In molte religioni di tutto il mondo, anche se soprattutto nel cristianesimo, le mani giunte sono un gesto di preghiera. Non è un semplice un atteggiamento convenzionale. Infatti, congiungere le mani mette in atto nel corpo umano un fenomeno fisico, concentra nel corpo tutta l'energia che quest'ultimo produce. La mano sinistra ha una polarità negativa, e la destra una positiva, cosicché unendo le mani si viene a formare un circuito chiuso, senza più fenomeni di perdite di energia. Si stabilisce dunque una corrente continua dal lato destro al lato sinistro, e ne risulta una maggior forza fisica ed un potere di concentrazione molto superiore. L'ideale sarebbe congiungere, oltre alle mani, anche i piedi, oppure mettersi nella classica posizione a gambe incrociate. Il corpo funziona come un accumulatore ed un dispensatore di energia, e conoscerne bene il funzionamento significa poterne moltiplicare la potenza. Preghiera. Signore Dio, creatore dell'universo, inviami i tuoi servitori, gli angeli della terra, dell'acqua, dell'aria e del fuoco, affinché mi sostengano nel mio lavoro per la venuta del tuo regno e della sua giustizia sulla terra. Che l'angelo della terra assorba tutte le impurità del mio corpo fisico, affinché io possa compiere la tua volontà ed esprimere il tuo splendore. Che l'angelo dell'acqua lavi il mio cuore da tutte le sue resistenze, affinché io divenga il ricettacolo del tuo infinito amore. Che l'angelo dell'aria purifichi la mia mente, affinché essa brilli della tua luce e della tua saggezza. Infine, Signore, inviami l'angelo del fuoco, che egli santifichi la mia anima e il mio spirito, affinché divengano le dimore della tua verità. Grazie Padre, grazie per la vita, grazie per la luce, che il tuo nome sia benedetto per l'eternità. Amen.